Fabrizio Lucchesi, seconda trasferta del Pisa, seconda vittoria inframmezzata dall'ottimo pareggio col Frosinone, un inizio di campionato più che positivo per noi. Sì, dobbiamo continuare, abbiamo ancora dei margini di miglioramento secondo me notevoli, perché accanto a tante cose belle che facciamo abbiamo ancora possibilità o necessità, io direi necessità di migliorarci su alcune cose, ma ci sono anche delle spiegazioni. Eravamo corti anche oggi su un paio di circostanze in termini di reparto, insomma ci sono i perché e per come. Data parte il campionato è iniziato 2-3 settimane, c'è anche necessità di andare a regime, quindi qualche individualità che non abbiamo la disponibilità, qualcuno ce l'avevamo a livello precario, qualcuno aveva fatto 5.000 chilometri tipo a San Pietro, insomma. Poi ti trovi contro anche una buona squadra, perché secondo me questa è una buona squadra. I primi 20 minuti non molto bene, lì potevamo chiudere la partita, poi non siamo stati bravi a farlo, loro hanno preso un po' coraggio, lì abbiamo ceduto un pochino anche perché si è calati fisicamente, e quei 20-25 minuti soprattutto nel secondo tempo l'Aquila ha avuto la possibilità di pareggiare, se pareggiava c'era poco da dire. Poi sul finire loro sono calati, gli ultimi 10 minuti una bella occasione per parte, diciamo che siamo stati premiati per la voglia, abbiamo dimostrato la prima mezz'ora di vincere la partita, per le soluzioni che riusciamo ad avere, come cominciava a star bene là davanti, noi possiamo fare compagnia un po' a tutti. Parlava di margini di miglioramento, in questo senso sono d'accordo, anche perché mi sembra che gli errori, insomma, che sono arrivati, che hanno poi portato alle occasioni pericolose, alle palle gol che hanno avuto i nostri avversari di oggi, siano soprattutto dovute all'inesperienza, un pochino poca cattiveria, insomma sono tutte cose migliorabili durante l'arco della stagione. Sì, ci sono situazioni, le vanno lette, bisogna anche tenere presente il valore dell'avversario. Oggi l'avversario, soprattutto nel reparto offensivo, non era un reparto di valore. Domenica scorsa avevamo davanti, secondo me, col Frosinone uno dei migliori attacchi insieme al nostro di tutta la stagione, di tutto il campionato. Quindi sì, devi tener conto anche il valore dell'avversario, però sì, certamente alcune individualità devono trovare la giusta condizione, ma così ce l'hanno anche i nostri avversari. È chiaro, noi guardiamo in casa nostra, siamo anche ipercritici talvolta, proprio perché ci interessa migliorarci, e quindi analizziamo al capello, con la lente a ingrandimento, tutto, proprio perché vogliamo migliorarci, perché vogliamo continuare sempre, cioè cercare di migliorare nel proseguo del campionato. Sono diversi aspetti, insomma, in cui il mister dovrà lavorare per migliorare, ma mi sembra che un aspetto più positivo, uno dei più positivi, dove la squadra è già a buon punto, sia quello della tenuta mentale, perché andare su campi come Barletta, come quello di oggi, e tenere il risultato di 1-0 nonostante, insomma, un po' di pressione degli avversari finale, è segno, a mio avviso, di grande maturità, specialmente per un gruppo nuovo, specialmente per un gruppo composto da tanti giovani così come quello del Pisa. Sì, non ci scordiamo mai che queste sono valutazioni importanti da ricordare. Noi abbiamo 16 giocatori nuovi su 22, perché 23, quindi tanti ragazzi giovani, abbiamo più giovani statisticamente, abbiamo più giovani quest'anno che l'anno scorso. Quindi sono tutte le cose che in qualche modo in campo qualche volta ti danno dei vantaggi, la freschezza, la gioventù, la voglia di crescere, dall'altra ti danno dei punti in meno. Oggi la linea difensiva, vedete, non ha sbagliato nulla, poi se ti trovi duro in palla e quello ti va in porta, prendi un gollazzo, ma sono situazioni, sono occasioni situazionali, non sono frutto di giocate o di errore di reparto. Quindi i ragazzi stanno lavorando bene. Noi siamo capaci anche di fare un ottimo gioco, e soprattutto siamo capaci di sviluppare e di mettere in difficoltà chiunque quando ci distendiamo, quando alziamo un pochino i ritmi e riusciamo ad andare sulla giocata a ritmi alti, non possiamo far male a tutti, perché abbiamo là davanti delle soluzioni, davanti in mezzo, soluzioni di innesco, soluzioni che ci permettono di tirare in porta. Questo la squadra lo sente, gli dà la serenità di dire: cerchiamo di non prendere gol perché tanto il gol lo faccio. Ecco, questa è una serenità importante. Poi chiaramente deve, ripeto, migliorare, dobbiamo maturare, però per dirti, c'è stato i 10 minuti del secondo tempo dove la squadra ha
è stata brava nell'addormentare la partita, ecco, quello è già un segnale da cogliere, da analizzare, da rivedere anche nel proseguo, però già quello è un segnale di capacità, di maturità che non più tardi dell'anno scorso non riuscivamo a fare, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta e soprattutto i ragazzi insieme all'allenatore stanno lavorando bene. L'ultima considerazione, poi lasciamo il direttore. Tutto questo all'interno di un campionato sicuramente competitivo, dove due squadre, mi vengono a mente Ascoli e Nocerina, tra l'altro nostro prossimo avversario, costruite più o meno all'ultimo minuto, riescono comunque a dimostrare le loro qualità e riescono a fare punti sin dall'inizio. Sì, perché c'è molto equilibrio, almeno secondo me per le prime 10 settimane, girone d'andata, ci sarà molto equilibrio, poi qualcuna mollerà. Perché chi non ha ambizione poi a 10 partite alla fine qualcuna mollerà, però per almeno il giro d'andata, 10-20 partite, insomma, diciamo la parte centrale del campionato sarà una battaglia, poi molto incidono anche le situazioni ambientali, insomma, sono campi, per l'amor di Dio, qui ci hanno trattato bene, veramente sono stati sportivi, però senti che sono ambienti pesanti, difficili, sono campi difficili dove portare via punti e quindi soddisfazione doppia quando ci riesci. Ringraziamo il direttore Fabrizio Lucchesi, ora abbiamo